la forza della luz. Il body painting Gran Canaria 2024 ha parlato quest'anno italiano. Ad affermarsi nella particolare manifestazione è stata infatti La Fuerza della Luz, l'opera alla quale, tra gli altri, ha lavorato anche la romana Federica Lalle. Raccontaci allora come si svolge una gara, ecco, come si è svolta questa gara che hai vinto. Questa gara è stata una bella esperienza. Siamo partiti da Roma in due, io e Glenda, e siamo andati a trovare la nostra maestra che ci aspettava direttamente lì alle Canarie con tutto lo staff che ha partecipato con noi a questa bellissima gara. È una gara a livello internazionale, abbiamo partecipato, diciamo, con grandissimi artisti e ci siamo trovati sul podio. È stata una bellissima esperienza. Come si svolge materialmente una gara? Una gara dura all'incirca 6 ore, si lavora in team, quindi su una modella, in questo caso Samantha Dona, che si è prestata per 6 ore continuative, e noi artiste ci si girava intorno e, diciamo, si collaborava nella creazione di questa opera d'arte, che poi a livello finale c'è una presentazione, una performance. Abbiamo visto, ecco, una bella figura, diciamo, cosa rappresenta? Allora, il nostro lavoro si chiama La Fuerza della Luz, spero che abbia pronunciato bene in spagnolo, e rappresenta appunto la luce del fuoco. Questo perché il nostro tema abbiamo voluto concentrarlo, incentrarlo proprio sul fuoco e sulla luce divina. Questo era il tema. Senti, che caratteristiche ci vogliono per essere una brava body painter? Tanta bravura e forza di volontà più che altro, perché io non so disegnare, questo ne sono proprio l'artefice, ma ci sono delle tecniche che io ho preso in accademia, appunto della Vitali Body Art, della nostra maestra, e da lì posso dichiarare ufficialmente che non serve saper disegnare per poter fare il body art e quindi il body painting. Però ti sei guadagnata un nome d'arte, Giottina, com'è nato? È stato un gioco preso al lavoro, scherzosamente quando stavo agli inizi i miei colleghi in maniera molto affettuosa, che ti credi di essere Giottina? Così, e io ho detto, sai, effettivamente è un bel nomignolo, mi piace, lo prendo e ne faccio buon uso.